Salve a tutti ragazzi, siamo qui per continuare la nostra serie in estrema. Avevamo trovato l'ultima volta una caverna che avevamo tappato con la terra. Io direi però prima di andare lì, di risalire qui le scale. Non mi ricordo se era giorno o se era notte, poi ho chiuso con... Ah. No, ancora notte. E niente, allora facciamoci le torce con quello che possiamo. Facciamoci un'altra fornace. Ce la mettiamo qui sotto. Perché sto usando questo? Non si sa. Vabbè, ho sbagliato materiale. Fornace, ok. Piazziamola qui. Ho un 4 torce che non mi basteranno per fare praticamente niente. Sono ancora notte, è troppo rischioso. Vabbè. Diciamo che dare un'occhiata veloce, sperando di non morire. Non mi sono fatto neanche una spada. Quindi mettiamo una torcetta qui. Quanto è grande? Vi ricordo che sto in estrema, quindi potrebbe succedere di tutto, tipo che casca qualcosa da lì sopra e mi uccide. Io direi di bloccare questa parte. Sento teschi. Chiudiamo qui in modo da non avere sorprese. Vediamo. Ok. Mi devo ricordare che lì la caverna prosegue. Intanto prendiamo tutto questo carbone, che potrebbe essere molto utile per farci le torce. A parte che le torce me le posso anche fare col carbone che abbiamo trovato. Abbiamo un piccone di scorta. La mia idea però è di scavare verso il basso, non di continuare a salire, anche se magari lì si nasconde qualcosa di utile. Quello che voglio fare io è scendere verso giù, quindi non mi ricordo più da dove siamo entrati. Perfetto, mi sono perso già dall'inizio. Allora, qui è dove abbiamo tappato tutto, quindi noi siamo entrati da qui. E qui è l'entrata. Bene, mettiamo una doppia torcia per ricordarci che questo è. Bene, finite le torce. Perfetto. Costruiamocene un bel po'. Ok. Mettiamone un'altra qui. Io direi prima di tutto di andarci a costruire un po' di oggetti. Probabilmente dopo mi farò un'altra fornace giù. Vediamo un po'. Qui tanto non posso fare niente. Non ho niente da mangiare. Questa potrebbe essere una cosa molto brutta. Allora, abbiamo finito gli stick, quindi facciamo così. Magari se uso shift è un po' più comodo. Ok. Facciamoci altri tre picconi. No, non mi basta. Anzi, quattro, va.
Meglio abbondare. Ok. E un paio di spade? Ah sì. Facciamoci un paio di spade. E me le metto qui. Le tracce qui. La terra non serve. Ok. C'è un casino terribile. Allora, facciamoci una cesta che almeno evito di perdere roba inutilmente. Me la metto qui. Per ora ci basterà questa qua singola. Poi vedremo cosa fare. Allora, vediamo un po' cosa possiamo posare. Questa, questa. La terra, abbiamo abbastanza terra. Possiamo la roba che tanto non ci servirà. Un po' di stick me li tengo in caso servisse. Anzi, le torce ce l'abbiamo. Ne abbiamo abbastanza. Usiamo anche gli stick. Questo me lo tengo per sicurezza e diciamo che posso anche andare. Il carbone me lo tengo. A posto. E direi di mettere il piccone perché tanto scaveremo. Ok. Io direi di illuminare prima qui, vedere cosa c'è. Ah, prosegue. Ferro. Ma quanto è grande? Qui mi sa che è dove abbiamo tappato noi? Sì. Lì c'è una torcia. Quindi sì. Qui è dove abbiamo tappato prima. È enorme questa caverna. Creeper, creeper, creeper. Oddio. C'è un creeper. No, 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 no. Oddio. Ho rischiato tantissimo. Cioè, stava per finire la serie per colpa di un creeper. Per fortuna non mi ha shottato. Pensavo mi avesse. Pensavo che mi ammazzava. Ok, qui a parte quel creeper non c'è più niente, sembra. Quindi io direi, prendiamo il carbone. Mi è andata abbastanza bene a trovare una caverna di queste dimensioni. Anche se non è enorme, però ho già qualcosa. Magari scavando riesco a trovare le risorse che mi servono. Tipo prima abbiamo beccato un po' di ferro. Direi di piazzare una torcia per sicurezza, non si sa mai. I punti bui potrebbero far spawnare roba a caso. E un creeper dietro le spalle non lo vorrei mai trovare. Comunque, sotto si sentivano degli scheletri. Probabilmente potrebbe esserci una specie di dungeon. Spero di no, visto che non ho ancora niente. Ho intenzione anche di andare magari un po' in esplorazione dopo. Dov'era il ferro? Era del ferro, se non ricordo male. Non so dove, ma l'avevo visto. Eccolo. Ci sei altro ferro? C'è solo questo? C'è solo questo, che schifo. Va bene. Torniamo giù. Quello che voglio fare io è, da questo punto, scavare andando verso il basso. Ok, un po' di luce. Terra. Ok. Spero di non beccare mob o roba fastidiosa. Anche perché morire all'inizio della serie, al secondo episodio. Non è per niente piacevole, diciamo.
Sinceramente non so se in questo video farò tagli. Forse sì. Non lo so. Se no gli episodi uscirebbero troppo lunghi. E mi sembra brutto farvi vedere, ad esempio, un intero episodio dove scavo e basta. Vediamo. Sì, probabilmente questa parte avrà qualche taglio. Oppure l'accelero, vedremo. Del ferro. Questa è brutta. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una specie di scaletta qui. Tipo così. E prendiamo il ferro. Quanto ferro? Finito? No. Vabbè. Proseguiamo per di qua. Mettiamo una torcia. E proseguiamo. Finché ho picconi, penso che continuerò a scavare. Vediamo un po'. Perché c'è della terra qui? Non mi ricordo più qual era il tasto per vedere a che profondità sono. Come ho già detto, non è che gioco tantissimo a Minecraft. Ci ho giocato per un periodo brevissimo. Continuiamo a scavare. No, non sotto i piedi, magari. Un po' di torce. Mettiamone una qua. E una qua. Le torce ne ho abbastanza, quindi posso anche metterne tante. Questo. Ok. No, ho sbagliato. Forse no, no. È giusto. Il carbone. Scavare verso l'alto sarebbe molto pericoloso. Nel caso ci fosse della lava, farei una brutta fine. Però c'è abbastanza carbone qui. Adesso esce un fiume di lava e ci resto secco. Mi ci gioco quello che volete. Con la fortuna che ho, molto probabilmente succederà qualcosa e ci resto secco. No, mi è andata bene. Va bene. Stavamo scendendo per di qua. Allora, facciamo una torcia. Mettiamone una pure qui per evitare spawn di roba. E riprendiamo a scavare. Il piccone è quasi andato.
Non so a che livello sono, anche se vorrei saperlo.